Nel colloquio con il Presidente Conte ho potuto confermare la collaborazione finalizzata al successo del prossimo vertice del G20 a Osaka, su temi quali il sostegno alla crescita dell'economia mondiale attraverso la promozione del libero commercio e l'innovazione, la promozione di una società dove le donne possano brillare, le sfide ambientali planetarie, a cominciare dal cambiamento climatico e dalla plastica negli oceani. Ecco, in questi temi il Giappone lavorerà strettamente a fianco dell'Italia, che tra due anni a sua volta presiderà il G20. Posta al centro del Mediterraneo, l'Italia è un fondamentale snodo che unisce Asia e Europa. Io accolgo con grande soddisfazione il forte sostegno di Giuseppe per la realizzazione di una regione dell'Indo-Pacifico libera e aperta. E questo è il motivo vero per cui ogni anno sentiamo il bisogno, non il dovere, ma il bisogno, di riunirci e ricordare il sacrificio dei tanti italiani che hanno combattuto per la libertà del nostro Paese. Non sono fatti lontani quelli compresi fra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945. Non tutto è risolto e non tutte le conquiste così duramente pagate sono definitivamente al sicuro. Ci inquietano i richiami troppo frequenti ai simboli di regimi nefandi o la fascinazione per i moderni autoritarismi che non possono essere confusi con forme più efficienti di democrazia, ma sono al contrario inganni per svuotare la democrazia di ogni valore e significato autentico. Parto onore, attenti! Reparto onore, presentato! Onori al Presidente della Repubblica di Lettonia! Guardi, io faccio, io sono.